Protagonista dell'incontro di oggi è la regista romana Laura Bispuri, reduce dal successo al Festival di Berlino con il suo ultimo film, Figlia mia. Partendo dalla visione del film Vergine giurata, opera prima della regista, durante l'incontro si parlerà del suo itinerario artistico e del suo modo di fare cinema. Come e quando hai deciso di voler essere regista? Ho iniziato questa passione che mi ha cambiato la vita nel momento in realtà in cui ho preso in mano una telecamerina. Ero in Spagna e ho iniziato a vedere e osservare la realtà attraverso una macchinetta che ricordo appunto mettevo l'occhio dentro, vedevo pochissimo, però questa dimensione di vedere la realtà attraverso il mezzo mi ha molto cambiata e da lì non mi sono fermata più. Dopo tanti cortometraggi girati, perché hai scelto Vergine giurata come soggetto per il tuo primo film? Mi sembrava un film che avesse molto di me da una parte, ma che avesse anche una storia poco conosciuta per gli altri e sicuramente una storia con delle riflessioni contemporanee, con delle riflessioni universali. E quindi questo connubio tra elementi personali per me importanti e universalità mi sembrava adatto per il mio primo film. Che lavoro c'è dietro la costruzione dei tuoi personaggi e in particolar modo quelli femminili? Sono personaggi che quando si arriva sul set si conoscono nell'intimità e quindi c'è un lavoro insieme alla sceneggiatrice Francesca Manieri con cui lavoro da tanti anni, c'è un lavoro di discussione profonda di questi personaggi. Quindi di mesi e mesi di condivisione delle pieghe più intime di questi personaggi che a un certo punto sono loro a trainare gli eventi quasi, quindi nel momento in cui ci si accorge che un personaggio, anche se potrebbe fare una cosa che magari ci piace moltissimo, se non è sincera quella linea ci fermiamo e l'abbandoniamo e quindi tentiamo di seguire la sincerità di quel personaggio. Fino adesso qual è stata la più grande soddisfazione che ti ha dato questo mestiere? La più grande soddisfazione forse è stata ritrovarmi con Vergine giurata a viaggiare tutto il mondo per un anno, in Cina, in India, negli Stati Uniti tante volte, in tutta Europa, in Africa e confrontarmi con pubblici tanto diversi e ritrovare degli stessi amori da parte di persone tanto diverse verso questo film. Tu che consiglieresti a chi vuole diventare regista? Di provare a capire in che cosa ognuno di noi è forte, in maniera sincera, perché magari ci piacerebbe fare i documentari, ma siamo più bravi a raccontare una commedia. Ecco, lì ci vuole secondo me una sincerità, una lucidità nel capire qual è la nostra qualità migliore e quindi a quel punto insomma seguirla completamente.